Buongiorno a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Oggi non vedete la mia faccia perché è un video nuovo sul mio canale, una rubrica nuova, ovvero spero quella di una lunga serie. Voglio realizzare delle video ricette di cose semplici ma anche leggere ma sane. Allora, io oggi voglio preparare delle verdure diciamo gratinate al forno. Voglio fare dei bastoncini di zucchine, queste qui che vedete, e voglio provare a metterci anche una carota. Adesso vi mostro come realizzare questa ricetta in modo semplice e veloce. Allora, vi mostro gli ingredienti che serviranno per questa semplicissima ricetta. Allora, prima di tutto serve una teglia. Questa qui è la teglia che danno nel forno. Io ho messo la carta forno con un po' di margarina giusto per far fissare la carta sul fondo. E poi come oggetti di... e poi come strumenti ci servirà un piccolo tagliere. Se voi l'avete più grande ancora meglio, io ho solo questo qui piccolino. Un coltello tagliente come questo qui e un recipiente come questo. Poi adesso vi mostro gli ingredienti che serviranno per la ricetta. Allora, ci serviranno delle zucchine da pulire, una carota, una cipolla di Tropea, metà anche va bene, del sale, pepe, olio extravergine di oliva e del pan grattato. Cominciamo subito la ricetta. Come prima cosa accendiamo il forno a 180 gradi. Dopodiché prendiamo il nostro tagliere con la nostra cipolla e tagliamo dei piccoli bastoncini di cipolle. Allora, per me, visto che la porzione sarà monodose, quindi solo per me, ho tagliato questo po' di cipolle che faranno comunque da aromatizzante alla ricetta. Poi che faccio? Prendo le zucchine e comincio a tagliarle e pulirle. Anche la stessa cosa anche per la carota. Prima cosa che faccio, comincio a pulire le zucchine dalla parte del gambo. Adesso dobbiamo tagliare tutte a striscioline queste verdure. Vi faccio vedere come. Nella ciotola vuota incomincio a versare la mia cipolla. Dopodiché prendo il tagliere, taglio a metà la carota, taglio ancora a metà. E taglio tutte striscioline. Questa più o meno è la grandezza. Queste sono le carote. Adesso cominciamo a tagliare le zucchine. Ed è lo stesso procedimento, ovvero prendo una zucchina, la spacco a metà, così, e spacco ancora a metà la metà che ho fatto, che ho realizzato, scusate il gioco di parole, e poi taglio tutte a striscioline.
le zucchine e le carote a striscette, come potete vedere da qui, è il momento di condirle. Ovvero, le zucchine sono già contengono già acqua, molta acqua, e quindi noi come olio ne andremo a buttare semplicemente un cucchiaio. Io prendo questo olio qui extravergine d'oliva, un cucchiaio, e lo butto sopra. Una volta miscelato un po' le zucchine con l'olio, prendo sale e pepe, a piacere ovviamente, e del pangrattato. Le dosi poi le vedete voi, più o meno quelle che sono adatte alla vostra quantità di zucchine. Ok, adesso andiamo a stendere le zucchine e le carote con le cipolle sulla teglia del forno e inforniamo a 180 gradi con il forno che è già stato, diciamo, acceso prima di tagliare le zucchine, quindi preriscaldato. Una volta distribuite le verdure sulla teglia, riprendo di nuovo il pangrattato e faccio un'ulteriore passata. Il pangrattato può essere anche integrale, ovviamente. Io lo preparo con il pangraffermo integrale e lo trito. Una volta preparata la teglia con le verdure, in forno per, diciamo, un quarto d'ora, 20 minuti, ma sto a controllo le verdure quando si cuociono e diventano ben croccanti. Quindi state sempre nei dintorni della cucina, del forno, perché magari si possono seccare troppo e si bruciano. Come potete vedere, le zucchine stanno cuocendo, ci vorrà almeno una mezz'oretta da come ho potuto vedere, poi dipende dal forno che ognuno ha, e quindi niente, dopo la mezz'oretta voi controllate, vedete un pochino il grado di cottura. A me piacciono molto croccanti, quindi le faccio tostare per bene, diventano comunque sia uno snack che un secondo, diciamo, ricco, accompagnato, non so, da ricotta fresca oppure una bella fetta di carne magra, un contorno abbastanza buono e saporito. E niente, vi faccio vedere adesso il risultato finale alla fine della cottura. Questo è il risultato finale della ricetta. Io le ho fatte seccare molto sotto al forno, quindi me le mangio croccanti, però voi le potete mangiare anche più morbide. Questo è il risultato. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia servito in qualche modo, e ci vediamo alla prossima. Buon appetito e un bacione. Mi ricordo sempre di lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao.